Ciao a tutti, oggi altra giornata in campagna, di nuovo con nonna, siamo riusciti a convincerla. Io nel frattempo faccio colazione con la crostata ai fichi, questa è quella che trovate sul canale. Ecco qua, è questa ricetta qui, più o meno, non è esattamente così quella che sto mangiando questa mattina, però più o meno... È sempre la stessa frolla e i fichi sopra e caffè. Nel frattempo mi sto riguardando il video del 15 agosto, che adesso fra qualche giorno pubblicherò, quindi lo devo soltanto riguardare da capo e poi lo posso esportare. Adesso che guardo il sito, mi sono accorta che è un sacco che non faccio questi biscotti, che sono favolosi, sono veramente buonissimi, e adesso che ci sono i fichi freschi li devo assolutamente rifare. Allora, in campagna ci portiamo già fatto anche il pesto di cavolo nero, che io già ho sbollentato. Questa è una delle ricette più fatte e più riuscite del 2016. Ogni anno, sia in estate che in inverno, capita che ci sono quelle ricette che si fanno in continuazione. L'anno scorso forse le verdure con le molliche gratinate sono state le cose più fatte, quest'anno sicuramente è la volta di questo pesto. Raccolgo anche tanto basilico, ecco qua, ne prendo proprio una bella manciata. Ok, e lo metto dentro, guardate quanto ne ho messo abbastanza, diciamo un quarto rispetto al cavolo nero, quindi quattro parti di cavolo nero sbollentato e una parte di basilico fresco. Dunque ci metto le mandorle che ho precedentemente sbucciato. Di solito ci metto gli anacardi che prendiamo da My Protein, ma li avevo finiti. Metto anche due carciofini, due, che questi ci stanno benissimo. Anche se non vi piacciono i carciofini, poi il sapore non si sente del carciofino, ma gli dà un sacco di gusto. Ci metto un cucchiaino di aceto di mele, poco, vabbè, un'altra cucina, basta, un pizzico di sale, un altro pizzico, basta, e a volte ci metto anche un cubetto di formaggio a pasta dura. Un po' di acqua, poca, così lo riesco a frullare e posso andare col frullatore a immersione a frullare tutto. Perché guardando il video mi sono accorta che mi sono dimenticata di mettere l'olio, comunque era buono lo stesso, solo che di solito quando lo faccio metto 2, 3, 4 cucchiai d'olio al massimo, olio extravergine d'oliva, quindi va bene anche senza, comunque... I grassi ci sono, c'è il formaggio, c'è la frutta secca, ci sono i carciofini che comunque sono sott'olio, quindi non era privo di grassi, solo che di solito metto anche un pochino di olio. Ecco qui. Oggi zucchine. Vede, ci sono anche due melanzanine. Sì, adesso le facciamo le melanzane. Ce ne facciamo, le melanzane le facciamo da stasera, non so, non le mettiamo qui. Mamma, le melanzane le facciamo? Sì, sì, ha detto la capa. Nonna, noi eseguiamo gli ordini, è giusto? Sì. Allora facciamo anche queste melanzane. Che facciamo? Bisogna lavarle. Adesso le lavo, sì. Le olive ce le hai già messe, mamma? Ce le metto? Cuccioletta, ma ti fai il bagno? Lo vuoi questo? Lo vuoi, Camilla? Guarda! Camilla, lo vuoi? Vieni qua! Oh, mamma mia, mamma mia! Vieni un po' qui! Guarda cosa c'è qua! Guarda cosa c'è qua! Vieni qua! Vieni dentro! Vieni! Brava! Brava! Bravissima! Bravissima! Brava Camilla, mamma mia, mamma mia. Ciao, 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 ciao.
Brava! Fatto! Fatto, signori, fatto! Tutta zuppa, una cagnolina tutta zuppa, signori! Tanto l'acqua è troppo zozza per farci il bagno noi. Dalla a me, dalla a me. Dalla, dammela. Sei già buttata dentro? No. No, adesso Elisabetta. Eccola! Ma è troppo stupendissima! Guarda, è andata nell'acqua! No. Dai, forse è casa sua che è stormata. Basta mamma, la piscina la adibiamo a stagno. Mi fatto vedere il piscino. Eccola! Ma te guarda che spinta che si dà con le zampe. Nuota ora o no? Nuota, raga. Dove si è messa? Sotto l'anfora. Mi gusta. Questa le mangia le larve delle zanzare? Delle zanzare? I girini? Le mangia proprio lì. Che gambe muscolone che c'hai, rana? La facciamo fritta. Camilla, questa la mangio a sé. Secondo me no. E beh, là c'è il pesce che intanto naviga in acque profonde. Siamo venuti qui a vedere se c'era veramente sto stagnetto come mi avevano detto, perché vorremmo riportare la ranocchia. Vediamo un po' cosa fanno. Puzzona 1 va subito. Secondo me. Puzzone 2 no, se non almeno secondo me si bagna. Vediamo un po' lei. Adesso rifà la strada che ha fatto Billy. Billy infatti si neva. Eccola. Eccola! Brava Camilla! Vieni Billy! Vieni! A mollo. Guarda che lui si è tuffato con molta più spavalderia di te, puzzona. Se n'è andato. Sì, ma va bene così, va bene. Sì, sì. Brava Cami, te lo lancio. Te lo lancio. Dai. Dai. Camilla. Sono frignoni, ti cani. Andato via. Ecco. Adesso le sta pensando, beh, tutta questa la cosa divertente che ha fatto Billy prima. Tutto qui? No, non è che mi ha divertito tanto. Fa le bolle col naso lei quando è nell'acqua. Beh, mi sono rinfrescata, adesso posso uscire. Ma ti devi uscire dall'acqua, non quando stai dentro. No, di questa. Vai! Adesso Elisabetta la porta in piscina. Sì. Com'è che è la piscina? Guardala! Sto a sedere. Ma di... C'era una sorta di serpentina. Ma mi sa che è soltanto quello l'accesso per noi. Perché vedi, qui da dov'è che passiamo? Non passiamo da nessuna parte. Billy si è fatto il bagno per Billy la prima volta. Noi l'abbiamo immortalato. Pagami. Si è tuffato e ha nuotato fino a noi come due sceme. Vieni. No, ma io ce l'avevo il telefono, ma c'avevo la fotocamera bloccata. E allora questo si chiama sfiga. Perché dovete sapere che Billy ha paura di tutto, anche dell'acqua. Ovviamente, soprattutto dell'acqua, in qualsiasi forma, schizzi, ciotola. Che non abbiamo mai insistito. Sì. Non abbiamo mai detto vai Billy, buttati. Perché tanto lo sappiamo che così lui ha visto un sacco di volte Camilla. Poi l'acqua più putrida più al cane piace. È impavido. No, mi sa che è soltanto quello lì l'accesso. Guarda, c'era proprio pure. Vabbè, dai, facciamo correre. Sì, nella prateria. La cassettina che si porta adesso a casa Elisabetta. Betta, ti ci metto anche un po' di basilico. Grazie.
con i fichi, i fagiolini lunghi a metro, questi qua mi piacciono da matti, i due pomodori che sono rimasti nell'orto e la mega zucchina. Concludiamo questo vlog facendovi vedere il cavolo nero, sono queste piante qua. Sono di due qualità differenti, queste qui hanno le fogliolone rosse e queste qui invece hanno le foglie un pochino più simili al cavolo nero, proprio quello quando è invernale che ha queste foglie strette. Questo è sempre cavolo nero, ma secondo me di un'altra qualità. Ed eccole qui, stanno benissimo. Adesso le raccolgo e ne porto a casa sempre tanto lo sbollente e poi lo tengo cotto in frigo, così quando ci faccio il pesto faccio veramente in fretta. La giornata di oggi si conclude e io devo soltanto finire di raccogliere tutti quanti i fichi. Ci metterò un'ora, ci sono 9 piante, 15-20 minuti a pianta, ci metto un sacco di tempo. E vabbè, li dobbiamo regalare a tutto il vicinato. Adesso vi saluto, così finisco di fare le cosine mie con anche il mio ponfo, mi fa male. Era l'unico punto della faccia dove non mi ero spruzzata cose. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!